Ciao gamers, bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Siamo tornati oggi ragazzi con il Cavaliere dello Zodiaco, Soldier Soul, e siamo ragazzi nella saga di Asgard. Ok, allora, come avete visto nell'ultimo episodio, per chi non se lo ricorda, trovate qui sotto il link in descrizione, oppure cliccate qui sotto sul quadratino per poter andare al link precedente. Nell'ultimo scontro abbiamo affrontato appunto Mizar con Andromeda. Oggi andremo invece nel Tempio della Valhalla contro Alcor e abbiamo una new entry, come vi ho detto nell'ultimo episodio, che sarebbe Tisifone. Quindi andiamo subito alla storia. Al Tempio del Valhalla, Andromeda sconfisse Mizar ricorrendo all'immenso potere che in precedenza aveva scelto di reprimere. Un istante dopo l'insperata vittoria, tuttavia, l'attacco si abbatte su Andromeda e riuscì a salvarsi per un soffio solo grazie all'intervento di Tisifone. Che sta succedendo? Che sta succedendo? Castalia l'aveva intuito. Quella di Mizar in realtà è una stella doppia. L'altra metà era presentata dal cavaliere Ombra Alcor. Alcor, l'ombra di Mizar. Solo l'Edilda è al corrente della mia esistenza. Ragazzi, guardate che figo. Gli altri cavalieri divini, incluso lo stesso Mizar, non hanno mai saputo di me. Mi congratulo per la tua perspicacia, Tisifone, vero? E ora Andromeda, consegnami quello zaffiro. Dammelo subito. Dovrai passare sul mio cadavere. Vita a nozze, direi. Ok ragazzi, eccoci qui nella sfida. Allora, noi abbiamo meno 10% di energia, come sempre, per non rendere le cose troppo facili. E lui ha la rigenerazione cosmo del 10% come tutti. Allora, sfida, finisci con un attacco impetuoso e vinci senza subire prese. Ok ragazzi, vediamo se riesco a completare queste due sfide. Ok ragazzi, eccoci nella sfida contro Alcor. Attenzione che subito parte forte Alcor. Ragazzi, guardate come attacca. Vediamo questa mossa di Tisifone. No, niente da fare ragazzi, attenzione qua ancora. Allora attacchiamolo subito con Tisifone. Vediamo serpente malefica. No ragazzi, me l'ha schivato. Mamma mia ragazzi, Alcor fortissimo. Qua quasi colpito. Ecco qua, ancora serie. Ragazzi, non sto riuscendo a fargli nessuna mossa speciale. Anche perché pure lui ne fa tantissime. È molto forte ragazzi. Quindi, ragazzi, qua 15 colpi ma... Qua colpiamolo ragazzi, ho già pochissima energia. Cobra incantatore subito. Ce l'ho fatta ragazzi, vediamo quanto riesco a togliere col cobra incantatore. Attenzione. Mamma mia ragazzi, figata assurda. L'ho tolto un po' ma non è ancora abbastanza. Andiamo col serpente qui. Colpito ancora. Attenzione ragazzi, scontro cruento. Ora serpente incantatore. No, nulla da fare. Ora qua, cobra. No, ragazzi, sto allo stremo. Basta un colpo per morire. Attenzione qua, ragazzi. Cobra, vediamo se ce la faccio. All'ultimo, sì, KO, ragazzi. Guardate di quanto. Scontro veramente all'ultimo sangue. Grado D, ragazzi, ma... Sti cazzi, è fortissimo. Allora, vinci senza subire prese, però non finisci con un attacco impetuoso. Ci tenete così tanto a morire insieme? Benissimo. Tisifone, wow. È un po' napoletano. Wow. Qua un po' scimmia. Ragazzi, guardate che arriva. Incredibile. Phoenix. Chi è? Cucù. Phoenix, ragazzi. Impossibile. Ti sei sacrificato per sconfiggere Mime. Ero pronto a morire per questo, affidato mio fratello ad Atena. Ma se dovessi morire per davvero, sarebbe come abbandonare mio fratello. Pegasus, tutti i miei compagni, persino Mime, che è morto dopo avermi affidato il suo sogno, e non l'ultima Atena, che continua a lottare mettendo a repentaglio la propria vita. Non posso permetterlo. Vabbè, no. Sono un cavaliere di Atena, finché il mio cosmo non si spegnerà del tutto, potrò sopravvivere a qualsiasi prova.
Andromeda, una volta ti ho abbandonato, ti chiedo perdono, non succederà più. Fratello, che magnifica esibizione di amore, fratello, magnifica quanto patetica. Siamo soli a questo mondo, soltanto i forti meritano di sopravvivere. Persino i fratelli finiscono per dividersi se il destino, se il destino a volerlo. La pietà non è contemplata. Alcor, da come parli? Esatto, Phoenix. È come per te e Andromeda. Io e Mizar eravamo fratelli di sangue. Fratelli gemelli. Se è così, perché non sei accorso il suo aiuto? Giustamente. Finché c'era lui, io potevo soltanto essere la sua ombra. Ora però posso prendere il suo posto tra i ranghi dei cavalieri divini. Dunque l'hai lasciato morire? Un motivo in più per sconfiggerti. Ragazzi, che bastardo. Allora, rigenerazione Cosmo più 10% per lui, noi niente, quindi non abbiamo nessun attacco in meno, però dobbiamo finire con un attacco impetuoso. Ok ragazzi, eccoci giunti nello scontro contro Alcor. Ragazzi, spartito subito fortissimo. Andiamo con la lì della Fenice. Stavolta sto con Phoenix, non mi fai paura. E allora beccati questo brutto bastardo. E qua ancora, guardate Phoenix, ragazzi, quante cazzute, cattivo, molto veloce Phoenix. Ali della Fenice immediate, colpito. Ancora Ali della Fenice, ragazzi. Colpito, questa me la paghi. Quanti sifone ti è piaciuto, eh? No, ragazzi. E allora ancora Ali della Fenice, subito, colpito. Abbiamo la mossa speciale, ecco qua. Segreto supremo delle ali della Fenice. Ecco qua ragazzi, ali della Fenice. Colpito. È distrutto ragazzi. Con Phoenix non ha avuto scampo. Allora, grado S. Abbiamo preso veramente pochissimi colpi. Del resto Phoenix non è Tisifone. E ragazzi, però, non mi ha dato fisico un attacco impetuoso. Boh, ragazzi, vabbè, la seconda sfida non è stata completata, pensavo fosse la BB, invece no. I vincoli di sangue non contano nulla. Valgono meno di niente, la fraternità non è altro che un focolaio d'odio. Oh, odio, ti sbagli. Pure balbuziente. Dici? Allora lascia che ti racconti la sorte toccata a due fratelli gemelli. Molti anni fa, una delle famiglie più prestigiose di Asgard diede alla luce due gemelli. Ora parte la fase, diciamo ragazzi, quella più emotiva. Ad Asgard però i gemelli sono considerati un segno di sventura. Così la famiglia fu costretta a tenerne solo uno. Fortunato prescelto continuò ad attaccarsi al caldo seno della madre, mentre il gemello fu scaraventato nella fredda neve di Asgard. Quello ero io. Che altro potevo fare se non maledire il destino che mi era toccato? Anche se il mio dio mi aveva abbandonato, preferendo Mizar, giurai di diventare un uomo più grande di quanto egli potesse mai sognare. Ora, dopo l'ignobile sconfitta di Mizar, sono certo che Dilda mi nominerà cavaliere divino di Asgard. Gli altri miei pari dovranno inchinarsi a me quando avrò sconfitto tutti voi cavalieri di Atena. Il mio nome entrerà nella leggenda. Sei ridicolo. Cosa? Detesti tuo fratello, l'unico consanguineo che avevi al mondo. E ora vorresti sostituirti a lui? Sicuro che valga la pena? Che ne valga la pena? Dimmi, Alcor. Quando Mizar è stato colpito dalla tecnica di Andromeda, perché l'hai aiutato? È stato il mio ruolo di cavaliere ombra a imporlo. Non può essere l'unica ragione, tu hai cercato di salvare Mizar. In quanto serve un gran rancore
questo è poco ma sicuro, posso capire ciò che provi per i tuoi genitori, legge o meno, non avrebbero dovuto rinnegarti. Ma Mizza non aveva alcuna responsabilità, giustamente. Questo lo sai meglio di chiunque altro. Taci, sono completamente solo a questo mondo. Devo pensare soltanto a me stesso. Hai parlato abbastanza, prendi questo. Terzo match, ragazzi. Rigenerazione cosmica 10%. Finisci sempre con l'attacco impetuoso, quindi ho possibilità ora di completare quest'altra sfida. Ok ragazzi, eccoci nella terza sfida. Qua subito, colpiamolo, ecco qui. E ancora. E qua ci colpisce lui. Ancora lì della Fenice. Preso in pieno. Ah, lì della Fenice, no, velocissimo però. Ci colpisce anche lui, ragazzi. Allora colpiamolo noi. Grande Phoenix. Ah, lì della Fenice ancora. Non ti è ancora abbassato. Beccati quest'altro. Ma se abbiamo colpito di un soffio. Ah, lì della Fenice. Ancora colpito. Qua attenzione che maledetto bastardo. Andiamo di fantasma diabolico. No. Qua grande schivata. Vediamo se riusciamo a colpire. No, niente da fare. Ancora un attacco bellissimo, ragazzi. E abbiamo entrambi, ragazzi, il cosmo al massimo. Io però ho da fare l'attacco impetuoso. Vediamo se ci riesco ancora. Colpito. E qui, ragazzi, l'ho buttato all'aria. Grandissimo attacco. Abbiamo vinto, ragazzi. In maniera un po' più sofferta rispetto a prima. Vittoria grado B. Infatti, ragazzi, in maniera un po' più sofferta rispetto a prima, ma abbiamo comunque vinto. Vediamo. Niente, ragazzi, non era questo attacco impetuoso. Attenzione, ragazzi. Mu. È diventata una mucca, Phoenix. Alcor, abbatti Phoenix presto. Cosa? Mizar, così distruggerò anche te. Non importa, ormai puoi considerarmi morto. Tu sei il mio successore tra i cavalieri divini. Fallo presto. Mizar, non dirmi che hai sempre saputo della presenza di tuo fratello Alcor. Cosa? È riconoscenza delle mie ambizioni? Eppure adesso faresti questo per me? Comprendo il tuo rancore, ma volevo soltanto dirti questo. Sei sempre rimasto nei nostri cuori, nel mio, in quello dei nostri genitori. Io? Balbetta anche lui. So anche che sei intervenuto in mio aiuto. Lascio questo mondo senza rimpianti. Ti confesco il titolo di cavaliere divino fratello. Adesso tocca a me salvarti. Non preoccuparti per me, colpisci. Alcor, se te la senti di sferrare l'attacco, fai pure, non cercherò di evitarlo. Maledizione, maledizione. Ebbene, Alcor? Nu-u. Strani versi qui. Fratello A. Mizar, perché? Io odiamo Mizar più di ogni altra cosa. Questo mondo è colmo di odio e conflitti. Perfino tra genitori e figli, nonché tra fratelli. Eppure quegli stessi genitori e figli, quegli stessi fratelli si amavano prima di odiarsi a vicenda. Conservano sempre il ricordo di quei giorni felici. Ciò è ancora più vero tra fratelli rimasti orfani. Mizza, riuscirai mai a perdonarmi? L'unica cosa che posso fare come tuo fratello
e riconsegnarti a questa terra dei nostri avi, la stessa che ha dato i natali alla nostra famiglia. Se un giorno dovessimo rinascere, se un giorno dovessimo rinascere, che sia in questa stessa splendida terra, Mizar, finalmente libera da odio e conflitti. Ok, ragazzi, allora, anche per oggi si conclude l'episodio. Purtroppo una delle due sfide non sono riuscito a farla perché non mi ricordavo che cazzo fosse questo attacco impetuoso. Nel prossimo episodio avremo, allora, due nuove statue di Odino, Orion, avremo Phoenix, Andromeda e Crystal, tutti e tre insieme contro Orion. Ok ragazzi, io come sempre vi invito a lasciare subito un bel like se la serie vi sta piacendo. Mi raccomando ragazzi, se volete scrivere qualcosa commentate pure, se il gioco vi piace, se lo state facendo anche voi, se l'avete fatto, se avete visto il cartone animato di Asgard o meno, qualsiasi cosa. Condividete questo video, se l'avete fatto ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale, suggeritelo anche ai vostri amici. Vi ricordo che qui sotto trovate i miei social network, Instagram, Facebook, Twitter e anche Telegram e Snapchat. Noi ci vediamo al prossimo video, qui da Angelo Nero 83 è tutto, ciao gamers!